Gentili telespettatori e telespettatrici, un cordiale saluto e benvenuto. Le immagini che stanno scorrendo sui vostri teleschermi vi giungono in diretta dalla collegiata di Santo Stefano, in cui quest'oggi, questa domenica 21 settembre, con la messa che avrà inizio a breve, si conclude la visita pastorale dell'arcivescovo Riccardo Fontana nel vicariato di Pieve Santo Stefano e Caprese Michelangelo, un cammino che ha portato il presole a incontrare tutte le realtà della zona, il mondo del lavoro, i catechisti e le istituzioni cittadine, confrontandosi anche con la gente, facendosi vicino alle problematiche della quotidianità. Seguendo un po' anche le parole pronunciate dal pontefice Papa Francesco, una chiesa in uscita, il pastore della diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro sta visitando e ha visitato tutti i luoghi del vasto territorio diocesano, ricordando in particolare ai numerosi laici presenti nelle diverse realtà parrocchiali l'importante ruolo che sono chiamati a compiere a sostegno proprio delle stesse attività ecclesiali. Nella sua ultima lettera pastorale, intitolata significativamente Amici di Dio e del suo popolo, il vescovo Riccardo Fontana punta la sua attenzione sugli argomenti cari alla Chiesa italiana in questo periodo, come la catechesi e l'evangelizzazione, il tema della missione e soprattutto da sottolineare quello della formazione, senza dimenticare però la testimonianza. E Amici di Dio e del suo popolo può essere considerato un po' il concetto pregnante che fa da collante ai numerosi incontri del vescovo con il popolo diocesano. L'unione è l'amore di Cristo che si manifesta proprio tramite il rapporto fraterno tra il pastore e la sua gente. Lui, che è guida spirituale della Chiesa diocesana, viene a incoraggiare così parroci e laici nei loro compiti quotidiani. E il vescovo, negli vari numerosi incontri, ha portato proprio un messaggio di speranza anche ai lavoratori e alle famiglie in un momento in cui la crisi non accenna a fermare il suo corso. Con questo spirito, oggi, domenica 21 settembre, l'arcivescovo darà il mandato anche al vicariato di Pieve Santo Stefano, Caprese Michelangelo, proprio per proseguire nell'opera che tutti i giorni la gente del territorio porta avanti con fede e fervore. Vari sono, come abbiamo detto, gli incontri che l'arcivescovo ha svolto in questa realtà diocesana, molto importanti gli incontri a Badia e Sestino. Una chiesa in uscita, abbiamo detto, e questa è la nuova forma missionaria della Chiesa voluta dallo stesso Papa Francesco. E l'incontro di martedì 26 agosto di Monsignor Fontana con la comunità di Sestino, in occasione della visita pastorale, ha dato proprio l'impressione di una prima fotografia di questo impegno anche nelle realtà periferiche. Voglio visitare le vostre case, i vostri borghi, le vostre chiese, cappelle, insomma le vostre famiglie perché la Chiesa siete voi, così ha introdotto l'arcivescovo. È una terra che in passato ha dato tanti sacerdoti, ma ora è una terra senza sacerdoti. Eravamo missionari nei vari continenti e ora cerchiamo missionari nei vari continenti per la parola di Cristo sotto queste antiche volte, accanto ai vecchi campanili. Insieme a voi, ha continuato l'arcivescovo, interroghiamoci, affermiamo, ognuno di noi è Chiesa e questa sarà la nostra forza. L'incontro era dedicato nelle ore vespertine alle confraternite, ai cori, alle persone che si impegnano nella vita quotidiana della parrocchia e nelle forme della liturgia. La Pieve di San Pancrazio di Sestino, visitata dallo stesso arcivescovo, che è pagina di storia religiosa e di arte tra le più illustri di tutta la diocesi, con una stratigrafia di reperti romani, carolingi, arte romanica, raccoglieva sacerdoti e ministranti, confraternite e addetti alla cura delle parrocchie di molte parti del Vicariato 3 della Valtiberina, da Caprese Michelangelo a Pieve Santo Stefano, Badia Tedalda e altre varie chiese di Sestino. Un'assemblea numerosa che per la prima volta si trovava a celebrare la visita pastorale con una comunione, se vogliamo, di intenti nella parte più periferica della diocesi.
preparata dal vicario generale Monsignor Dallare e corroborata da un comitato interparrocchiale per l'assenza da molto tempo del parroco, la giornata ha portato ad incontrare il mondo del lavoro innanzitutto. Il suono della campana adesso e le immagini della solenne processione danno inizio alla celebrazione eucaristica presieduta, come abbiamo detto, dall'arcivescovo Fontana a conclusione della visita pastorale. Che noi predisponiamoci all'ascolto dunque della liturgia della parola e dei misteri perché possiamo partecipare insieme alla comunità di Pieve Santo Stefano a questo importante giorno per la diocesi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Invochiamo la benedizione di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, sull'acqua con la quale saremo aspersi in ricordo del nostro battesimo, prima Pasqua dei credenti. Ad ogni invocazione acclamiamo Gloria a te, o Signore. O Padre, gloria a te che dall'agnello immolato sulla croce fai scaturire le sorgenti dell'acqua viva. Gloria a te, o Cristo, gloria a te che rinnovi la giovinezza della Chiesa nel lavacro dell'acqua con la parola della vita. Spirito, gloria a te che dalle acque del battesimo ci fai riemergere come primizia dell'umanità nuova. Gloria a te, Signore. Dio onnipotente, che nei santi segni della nostra fede rinnovi i prodigi della creazione e della redenzione, benedici quest'acqua e fa che tutti rinati al battesimo siano annunziatori e testimoni della Pasqua che sempre si rinnova nella tua Chiesa, per Cristo nostro Signore. Thank you.
Dio onnipotente ci purifichi dai peccati e per questa celebrazione dell'Eucaristia ci renda degni di partecipare alla mensa del suo regno. Amen. Preghiamo. Che nell'amore verso te e verso il prossimo hai posto il fondamento di tutta la legge, fa che osservando i tuoi comandamenti meritiamo di entrare nella vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Il brano di Isaia adesso ci illumina per comprendere il segreto del comportamento di Dio nella storia. Dal libro del profeta Isaia. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie. I miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Parola di Dio. Grazie.
Ripetiamo insieme: il Signore è vicino a chi lo invoca. Il Signore è vicino a chi lo invoca. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Grande è il Signore, degno di ogni lode, senza fine è la sua grandezza. Il Signore è vicino a chi lo invoca. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Il Signore è vicino a chi lo invoca. Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità. Il Signore è vicino a chi lo invoca. Dalla prima lettera di San Paolo, apostolo ai Filippesi. Fratelli, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva, sia che io muoia. Per me, infatti, il vivere è Cristo e il morire è un guadagno. Ma se il vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero che cosa scegliere. Sono stretto, infatti, fra queste due cose. Ho il desiderio di lasciare questa vita per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio, ma per voi è più necessario che io rimanga nel corpo. Comportatevi dunque in modo degno del Vangelo di Cristo. È parola di Dio. Nostro cuore e accoglieremo le parole del Figlio tuo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: il regno dei cieli è simile ad un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza disoccupati. E disse loro: andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Gli risposero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e dai loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anche essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone
dicendo: «Questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo». Ma il padrone, rispondendo ad uno di loro, disse: «Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi». Parola del Signore. Arcivescovo, con la quale si spiega le letture rendendole attuali, facendone comprendere il significato per l'oggi. È una parte importante attraverso la quale Dio parla ancora al suo popolo. Cari sacerdoti, qua convenuti dalla nostra area pastorale, figli e figlie della Chiesa, il Signore ci dia pace e ci faccia cogliere la sua grazia in questa celebrazione con la quale si conclude la visita pastorale al territorio del Sestinese, del Badiale, tutta l'area di Pieve Santo Stefano, di Caprese Michelangelo, nelle varie nostre parrocchie. Sono a dirvi, cari figli, che essere cristiano è di molto bello. È anche alternativo alla logica del mondo. Ci dà una misura, la parola di Dio stessa, quando dice: «Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie». Di quale vie si parla? Sì, amici, il Nuovo Testamento preferisce al termine dottrina sempre il termine percorso cristiano, via cristiana, storia cristiana. A noi è affidato il compito dell'annunzio. Vedete, ci sono due modi di considerare la realtà. C'è chi racconta e ama raccontare come un tempo più o meno lontano la religione era presente nel nostro territorio, e più della religione Gesù era al centro. C'è chi invece, come me, intende raccontarvi come Gesù sarà presente, come la santa religione sarà di nuovo fatta tesoro del nostro popolo. Siamo in terra di missione, abbiamo bisogno di riannunziare ancora il Vangelo. Ma per fare questo servizio che Gesù stesso ci chiede è necessario una grande conversione, per usare termini tradizionali. Ma molto concretamente, quale conversione? Non dei costumi di vita, di quello ce n'è sempre bisogno, ma occorre uscire dalla rassegnazione, dalla logica di quello che si è sempre visto, che non funziona più, dal trovare il modo di far giungere il Vangelo
proprio a tutti, non solo ai giovani, che tutto sommato ci sono, ma ai tanti che l'hanno sentito raccontare, ma l'hanno riposto in un cassetto. Forse come le cose che hanno valore, ma che non si usano. La generazione nuova è fatta di una molteplicità di esperienze. A noi che abbiamo il tesoro di essere presenti all'Eucaristia, ci è chiesto di essere profeti, di far giungere, cioè, la parola a tutti. Lo so, vi è la tentazione di giudicare anche l'opera della Chiesa in modo mondano. Ma la Chiesa del Signore viaggia su altre vie. Si fa testimone delle realtà eterne e vuole vedere le cose del mondo sotto la luce di Dio. Essere significativi significa provare a provocare discussione. Nessuno ci può fare un complimento migliore che quando ci sentiamo dire che si va per vie diverse da quelle praticate. Il futuro è di Dio. E mentre ci dispiace che il popolo che viene da tradizioni venerande non sia più accanto alla Chiesa, noi riproviamo sulla promessa di Gesù a ridire il Vangelo a tutti. Ma c'è, per poter realizzare l'opera di Dio, c'è bisogno di una condizione previa: essere uniti. Occorre superare, sì certo, il campanilismo, per cui una frazione si contrappone all'altra anche in maniera poco funzionale. Occorre superare la religione civile, quella per cui ognuno si fa le sue cose private come gli torna più comodo. Bisogna tornare a essere quegli uomini e quelle donne che accompagnano Gesù. Come è scritto nel Vangelo e negli Atti degli Apostoli. E la visita pastorale è l'occasione perché tutti torniamo a chiederci: ma io ci sto, posso dare il mio piccolo o grande contributo? Dice la parola di Dio: annunziare il Vangelo alle isole lontane. Questo territorio si rappresenta bene come isole lontane. Noi non dobbiamo trascurare nessuno. La logica di contrapporre schemi giuridici o istituzioni del diritto canonico non interessa alla Chiesa di Dio e forse neanche al Signore. Dobbiamo andare villaggio per villaggio a ridirla a tutti. Forse dove meno lo speriamo troviamo il coraggio e la grazia di ricominciare da capo. Occorre essere uniti, con una bellissima espressione Papa Leone Magno, che qualcuno dice sia nato persino dalle nostre parti: sicuti unum corpus, essere come un corpo solo. Se a Sestino non c'è la presenza del parroco, interessa anche a quelli di Badia. Se a Valdignano non si celebra l'Eucaristia, interessa anche a quelli di Caprese. Se noi non ci rendiamo conto che
a San Cristoforo c'è una presenza viva e vitale che può aiutare probabilmente la gente di Rofelle, noi non andremo da nessuna parte. Figli, figlie, col cuore in mano, usciamo da una logica strutturale che appartiene al passato remoto e rimettiamo insieme la Chiesa del Signore. Come si fa? Con quale ritmo? La Divina Liturgia quest'oggi ci ha fatto pregare sul ritmo del Salmo 144, che è il Salmo in cui Israele antico, ma anche noi, diciamo i nomi di Dio. Quali sono i nomi di Dio? Grande, paziente, buono, giusto, benigno, misericordioso. La grandezza della Chiesa non è data dal numero delle chiese che abbiamo, delle basiliche che abbiamo, la grandezza della Chiesa non è data dal potere civile che ci è assegnato, che non c'è più se Dio vuole. La grandezza della Chiesa è data dalle anime semplici, lo dice Papa Francesco continuamente. Tutti dicono: com'è bravo questo Papa, è una meraviglia questo Papa, ma nessuno gli dà retta. Io credo che bisognerà andare a scoprire che la pazienza di Dio non vuol dire che soltanto non risponde alle offese. Bella pretesa riuscire a offendere Dio. Non è così facile come qualcuno crede. La pazienza di Dio ce lo spiega un padre della Chiesa che dice: di Dio che creò il mondo intero con potenza, lo salva con pazienza. Aspetta anche il tuo figliolo che in chiesa non ci viene più. La pazienza di Dio va anche con la tua nora che non insegna a tuoi nipotini a farsi il segno della croce. Abbiamo preso i cattivi costumi che vengono talvolta dal mondo globalizzato e li abbiamo portati a casa nostra, dove per la verità abbiamo avuto tradizioni splendide e bellissime. La Chiesa del Signore ha scritto da queste parti pagine meravigliose. Ma con l'aiuto dei ragazzi che erano l'altra sera all'oratorio, con il quale, caro Don Juan Carlos, ti ringrazio di avermi fatto incontrare, si riscrive da capo, non c'è paura. Il servizio del Regno di Dio non vuol dire che uno è più bravo dell'altro. Di me, amici, si può fare a meno facilmente, un altro vescovo lo trovano, dei miei preti è un po' più difficile farne a meno. Credo che sia importante mettersi dalla parte del servizio. L'immagine che il Santo Vangelo ci dà stamattina è un'immagine che ci è in qualche modo molto cara, perché è presa dal mondo agricolo. La vigna. Il mondo è come una vigna che ha continuamente bisogno d'essere lavorata. Non importa se l'anno scorso ha fatto frutti copiosi, serve di zapparla ancora. Dio chiama tutti, nessuno è superfluo. Qualcuno mi dice: sono tanto vecchio, che cosa posso fare? Forse c'è bisogno della tua sapienza, ma è anche vero che nessuno può pretendere alcunché. Tutto è grazia nella Chiesa, tutto è grazia ricevuta, e la prima grazia
è la chiamata a essere cristiani. Ci sono in questo momento due vocazioni che sono particolarmente carenti anche in questo territorio. La vocazione al matrimonio. I pagani si uniscono e si lasciano come gli viene voglia e come hanno sotto il peso delle apparenze e dei piaceri. I cristiani fanno famiglia. I numeri dei matrimoni che sono ruzzolati in terra anche nelle nostre parrocchie di quest'area pastorale devono far pensare tutti. È abbastanza inutile ricordare che quando Don Gioacchino era un bambinetto vennero fuori 7 preti a Sestino. Oggi siamo in una condizione in cui tra poco non riusciamo neanche a garantire una messa domenicale nelle chiese più centrali. C'è bisogno di preti. Sono venuti un po' di missionari da fuori. Siamo in una terra di missione, ma in qualche famiglia cristiana ci sarà qualcuno che si pone la domanda se avere un figliolo prete è una benedizione oppure una disgrazia. Quale considerazione vogliamo dare alle nostre storie? Senza il sacramento del matrimonio, amici, a parte che vedo che anche il numero dei figli fa impazzire i sindaci perché sempre meno è la popolazione che c'è, ma senza le famiglie, amici, ma che diventa? Una corsa a fare soldi e basta? E questa è la vita cristiana? Bisogna stare attenti a non avere il complesso di quelli che furono chiamati in quella vigna del Signore nella prima ora. Gesù risponde a tutti: amico, non ti faccio torto. Bisogna accettarsi, accettare gli uni gli altri. Certo, chi dice che va bene come va, che tutto è tranquillo, che se non ci sono i preti vuol dire che Dio giudica che vada bene così, sbaglia, sbaglia proprio. Chi dice se non vengono a chiedermi il matrimonio va bene, ci sarà meno lavoro, sbaglia, sbaglia forte. Credo che bisogni ritornare all'ecologia dello spirito. Tutti siete sensibili, siamo sensibili a conservare lo splendore dei nostri boschi. Guai se pianti un palo di traverso, ti viene subito qualcuno a dirti che non va bene. Ma l'ecologia dello spirito, la qualità della vita cristiana, questa è affidata a noi. Ciascuno si senta chiamato ancora stamani a far la sua parte di battezzato, a rimettere lo zelo santo nella nostra Chiesa e a farla rifiorire. Amici, il miracolo di Dio è che questo vecchio tronco è ancora in grado di fare primavera.
insieme rinnoviamo la nostra fede cattolica nella sicurezza che il Signore seguiterà ad aiutarci come sempre ci ha aiutato. Rinunziate a Satana e a tutte le sue opere e a tutte le sue seduzioni. Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Credete in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto e resuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna. Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù nostro Signore. A Dio benedetto rivolgiamo il nostro pensiero e la nostra comune preghiera. Diciamo, ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa, perché sei il luogo della misericordia gratuita dove ognuno possa sentirsi accolto, amato, perdonato e incoraggiato a vivere il Vangelo, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per ogni famiglia chiamata a trasmettere il dono prezioso della fede, perché i genitori educhino le nuove generazioni allo stile dell'accoglienza e della condivisione, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i giovani che guardano il mondo del lavoro con grande speranza per il loro futuro, perché siano rispettate le attese e i diritti di ogni lavoratore, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per noi qui riuniti, perché attraverso la celebrazione eucaristica domenicale superiamo ogni forma di durezza e brevità di giustizia e di bontà, aperti al dialogo dell'amore tra Dio e l'uomo, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i piccoli, i poveri, i malati, quanti tribolano in questo nostro mondo così complesso e difficile, perché il Signore a tutti doni ancora speranza e gioia, preghiamo. Per la nostra Chiesa diocesana, perché il Signore la benedica con nuove vocazioni al matrimonio di cui abbiamo bisogno come dell'aria, all'ordine sacro, perché le nostre comunità non restino senza Eucaristia, all'impegno dei laici nel servizio della Chiesa, preghiamo. Per tutti i morti del nostro territorio, perché il Signore ce li faccia ritrovare tutti in paradiso, preghiamo. O Dio che scruti i cuori e conosci i pensieri dell'uomo, ascolta la nostra preghiera per Cristo nostro Signore. Ha inizio adesso il momento della liturgia eucaristica. In essa si compie ciò che Cristo fece nell'ultima cena, preannunciando e spiegando il significato di ciò che sarebbe successo all'indomani, il Venerdì Santo. Nella liturgia eucaristica si celebra il memoriale della passione, morte e risurrezione di Cristo, ossia quegli eventi sono ricordati e resi attuali perché quanti partecipano possano riceverne i frutti. La messa è quindi il canale attraverso cui ci giungono i frutti della passione, morte e risurrezione di Cristo.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Accogli, o Padre, l'offerta del tuo popolo e donaci in questo sacramento di salvezza i beni nei quali crediamo e speriamo con amore di figli. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta proclamare le tue grandi opere e renderti grazie a nome di tutti gli uomini, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo nostro Signore, egli nascendo da Maria Vergine, ha inaugurato i tempi nuovi, soffrendo la passione, ha distrutto i nostri peccati, risorgendo dai morti, ci ha aperto il passaggio alla vita eterna. Salendo a te, o Padre, ci ha preparato un posto nel tuo regno. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine la tua lode. Veramente santo, a te la lode da ogni creatura, per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente. Manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Celebrando il memoriale del tuo figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con tutti gli eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con tutti i santi apostoli, gloriosi martiri, Santo Stefano e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Riccardo, il Collegio Episcopale, tutto il clero, il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e si rende partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accoglie nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, la potenza e la gloria. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. Con lo scambio di pace si implora la pace e l'unità per la Chiesa e il mondo. Lo scambio di pace vuol far esprimere ai partecipanti l'amore vicendevole e il perdono reciproco. Vediamo dalle immagini l'arcivescovo che sta scambiando il dono della pace con tutti i concelebranti presenti, i ministranti, i sacerdoti della realtà pastorale. Del mondo. Agnello di Dio, ricordi i peccati del mondo, dona a noi la pace.
beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. In questo momento centrale della celebrazione eucaristica sull'altare con Maria vogliamo ringraziare il Signore per i doni che ci ha elargito. Nel sacrificio di sé Cristo Gesù ci insegna sulla mensa eucaristica il comandamento dell'amore. Allora sia proprio tutta la nostra vita fondata sulla carità. E in questo momento vogliamo affidare a Maria Santissima i nostri seminaristi, tutti i laici, le famiglie e gli ammalati che ci stanno seguendo da casa, ma anche gli ospiti delle case di riposo, i centri Caritas, gli anziani di Lama, piccola frazione del comune di Caprese e Michelangelo. Vogliamo affidare anche a Maria Santissima gli ospiti del centro comunione di vita della comunità in dialogo e tutti gli imprenditori e le comunità religiose della realtà pastorale. Thank you.
Preghiamo. Guida e sostieni, Signore, con il tuo continuo aiuto il popolo che hai nutrito con i tuoi sacramenti, perché la redenzione operata da questi misteri trasformi tutta la nostra vita. Per Cristo nostro Signore. Prima di invocare la benedizione del Signore su questa scelta porzione del suo popolo, voglio dire grazie. Grazie perché dovunque sono andato, io ho girato un bel po', mi sono sentito molto accolto. Grazie ai sacerdoti che si sono impegnati perché la visita pastorale avesse un qualche riscontro in mezzo alla gente. Grazie Don Enzo, nostro vicario, per questa area pastorale, perché incontrando le realtà del mondo del lavoro ci siamo resi conto che qua siamo in controtendenza rispetto al resto della nostra diocesi, anche semplicemente rispetto a San Sepolcro. Grazie Don Juan Carlos per il gran fervore che vedo nei nostri ragazzi e che voglio leggere come il segno di radici antiche che tornano a fiorire, una storia davvero molto significativa. Don Gioacchino, averti accanto nell'area dove tu sei nato è per me motivo di grande conforto e anche un po' di commozione, perché in te rivive una storia che ha santificato tanto tutti quei sacerdoti che sono in cielo ora, ma che tante volte tu mi hai raccontato facendoli rivivere in mezzo a noi, gente talvolta semplice, talvolta anche molto dotta, che hanno saputo fare il loro compito con dignità e amore verso Dio, sia quelli che dalla nostra diocesi hanno dato la vita nei momenti terribili della guerra e che il popolo ancora rammenta, sia quelli che hanno speso nel servizio quotidiano la loro esistenza. Il Signore ci doni ancora primavera, è possibile. A tutti voglio dire coraggio, soprattutto al laicato. Fatemi da ambasciatori, fate arrivare a tutti una parola di speranza e di conforto. Fate in modo che ciascuno ritorni a riassumere il proprio ruolo dentro la Chiesa del Signore. Ci si può fare ancora. Certo, vorrei salutarvi chiedendo a ciascuno di essere nel suo ambiente missionario di Gesù. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica il Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andiamocene in pace. Salve Regina, ecco che termina per noi questa diretta televisiva da Pieve Santo Stefano, dove abbiamo seguito la Santa Messa per il termine della visita pastorale presieduta dall'Arcivescovo Riccardo Fontana.
case di riposo, centri Caritas e tanto altro, la visita pastorale dell'Arcivescovo nella zona pastorale Valtiberina 3, Rende Pagliate d'Arco, Caprese Michelangelo, Pieve Santo Stefano e Sestino, è stata un'autentica immersione a contatto con questo angolo di diocesi. La visita è stata davvero un segno della presenza del Signore che visita il suo popolo nella pace. Con questa diretta anche noi ci siamo uniti alla comunità della Valtiberina 3 ed ecco che termina per noi questa diretta da Pieve Santo Stefano. Un saluto da chi vi sta parlando, Luca D'Averio, un grazie alla regista Paola Fornelli, a Gianni Bucai, Rossano Corsi, Jonathan Barillari e Marco Palermo. E un grazie sentito a tutti i gentili telespettatori per averci seguito e vi auguriamo una buona domenica e un buon proseguimento di giornata. Grazie, arrivederci, a presto.